Sergio Fiorentini, attore, doppiatore, direttore del doppiaggio. Maestro, alla fine degli anni 60 lei entra nel mondo degli sceneggiati televisivi recitando in Jekyll per la regia di Giorgio Albertazzi e Agostino d'Ippona per la regia di Roberto Rossellini. Oggi è tra gli attori più presenti nelle fiction. Certamente non le chiediamo di confrontare nomi come Albertazzi o Rossellini con i registi attuali, ma vorremmo sapere le differenze sostanziali che ritiene di dover evidenziare tra i due prodotti, al di là della ovvia distanza temporale tra i due. Ma per me, voglio dire, non ci può essere stato che un miglioramento per quanto riguarda, nonostante la fretta con cui si fanno oggi le fiction, c'è una... dei giovani registi che sono molto in gamba. Per l'epoca lì, diciamo, certi registi erano accettati ormai come, come dire, gli inventori della fiction tanti anni fa, però non mi sembra che fossero geniali, insomma. Oggi si ricordano i Promessi Sposi, i Fratelli Karamazov, però a rivederli hanno una... non sono dinamici, sono molto lenti. Forse per l'epoca si digerivano così, insomma, però adesso sarebbero insopportabili. Quindi trovo che ci sia un miglioramento, tutto sommato. È difficile dire queste cose perché non voglio bestemmiare, per carità, con tutto il rispetto per Bulchi e tanti altri, per Albertazzi. Ma la cosa curiosa è che Albertazzi... Devo raccontare un aneddoto che riguarda questa faccenda, perché io feci dei provini per entrare in televisione e essere accettato. Passai prima con una commissione di 4-5 persone, poi ci fu una commissione, una grande sala con la telecamera, con una decina di persone, e poi basta. Tempo passava, non sono stato chiamato da nessuno. Ho fatto una telefonata per cercare di capire come era andato sto profilo, mi hanno detto sì sì, tutto bene, da utilizzare anche come voce fuori campo. Tant'è vero che hanno cominciato a chiamare per fare documentari, eccetera. Però a me interessava pure fare qualcosa in televisione, insomma, come presa diretta. E parlai con un funzionario importante di quell'epoca, e mi disse: vede Fiorentini, lei si deve far conoscere prima in teatro, poi in cinema e poi potrà fare televisione. Siccome io ero un giovane sprovveduto, e risposi: è la stessa cosa che mi dicono in cinema e in teatro, lei faccia prima televisione, poi viene da noi. Queste quante. Giro senza fine. Sì. Nel 1969, nei Fratelli Karamazov, per la regia appunto di Sandro Polchi, lei recita con Salvo Randone, Sergio Tofano, Laura Carli, Carlo D'Angelo, Lea Massari, Rondano Lupi, solo per citare qualche nome. Impossibile secondo noi confrontare appunto questi attori con gli attuali interpreti di fiction. Dopo aver espresso il suo pensiero su questa affermazione, le chiediamo di individuare le differenze anche qui tra gli attori del passato e gli attori del presente. Ma globalmente, benché io fossi, diciamo, una piccola rotellina di fronte a questi colossi, ho sempre, fin da ragazzo, messo in discussione dentro di me il loro modo di recitare, che era comunque, come posso dire, fra virgolette, eccezionale teatralmente parlando, ma non parlato per la televisione, no, non era adatto per la televisione, però si continuava a fare televisione impostando la voce, cercando di, diciamo, di... anche i movimenti erano tutti quanti molto, capito? Non so, mi ha dato sempre un po' fastidio questo modo di recitare. Tant'è vero che quando cominciai a fare doppiaggio, anche all'interno della società in cui lavoravo, io volevo fare delle cose parlando normalmente, dicendo come se fosse vero, verità, la vita. E rimasero sconcertati, però dice, beh, in effetti va bene così, perché anche all'interno della cooperativa c'erano attori che in cura recitavano in modo un po' loro, impostando un po' la voce, dicendo un po' così.
mi dava un po' fastidio. Quindi il suo era un modo di recitare, diciamo, moderno rispetto, diciamo... A direi di sì, insomma, senza dubbio, per carità. La rottura poi che ci sarà nella recitazione, nel doppiaggio a fine anni 60, inizio anni 70. Sì, sì. Le dirò, voglio aggiungere un'altra cosa. Mi ricordo che quando feci un film diretto, doppiaggio, da Emilio Cigoli, che era... Quel lungo weekend di paura, siccome Cigoli pretendeva che tutti recitassero come lui, era cosa buffa, ragazzi. Io mi sono adattato, molti non si adattavano, per lavorare mi adattavo, perché lui pretendeva proprio che tutti quanti avessero la sua voce, che era una voce stupenda, limpida, bellissima, però anche il modo era su un, diciamo, modo, insomma, i bassi, sì, cioè, beh, lui doppiaggio Wayne, c'è anche Ben, tanti altri. Beh, io sono andato a vedere questo film, la gente ha commentato, quando non stanno in campo non si sa chi parla, perché erano tutti quanti uguali. Ecco, quindi lì, ecco, forse troppo omogenei ai criteri del direttore, che appunto era esponente di quel vecchio tipo di recitazione. Ma le dirò di più, che secondo me certi doppiatori hanno distorto il modo di recitare dell'attore, diciamo, americano. È stato distorto, è stato massacrato, volendo imporre la propria voce ad un'altra voce. Cioè, Marlon Brando su Il fronte del porto, che faceva un pugile sonato, che balbettava delle parole, sbozzicandole, doppiato da Cigoli, era proprio tutto un livello unico, per cui era un'altra cosa. Tendevano quasi a sovrapporsi, diciamo, l'interpretazione originale, al contrario del doppiaggio di oggi, che invece richiede la massima fedeltà all'originale. Ma anche nel cinema lei ha lavorato nei suoi primi film, siamo a metà degli anni 70, con importanti registi, tra cui Luigi Zampa in Bisturi, la mafia bianca, e Pasquale Scutieri in Prefetto Codiferro. Al cinema è legato il fenomeno del doppiaggio, come stavamo parlando. Nel film di Scutieri, per esempio, Giuliano Gemma è doppiato da Giuseppe Rinaldi. Che ne pensa dei registi italiani che usavano il doppiaggio massicciamente nelle loro opere, criticandolo però poi dopo aspramente, e degli attori italiani che si facevano doppiare da doppiatori italiani? Ma quella era una richiesta soprattutto della produzione. Prima di tutto per risparmiare, perché se avessero scelto Giuliano Gemma per doppiarsi, in quanto non c'era la presa diretta, avrebbero perso molto tempo. E allora dici, mettici una bella voce, metti Giuseppe Rinaldi che lo doppia e facciamo in fretta. Questa era l'essenza. E in effetti Giuliano Gemma in quel periodo là, come tanti altri attori italiani che poi sono diventati famosi, hanno usufruito di questa voce. Poi hanno cominciato a doppiarsi da soli, non so fino a quale punto guadagnandosi, però comunque la loro voce va bene, insomma. E entriamo adesso proprio nel vivo del doppiaggio, un campo nel quale lei è stato anche molto attivo. Innanzitutto, qual è stato il suo percorso in seno alle varie società di doppiaggio? Dunque, intanto io ho cominciato da libero, recitando con diverse società. Allora c'erano diverse società. Con la SINC, con la SAS, con la CID, allora c'era la CID che faceva molti film italiani, e poi anche con la CD. Il fenomeno che mi è successo a un certo punto, che andai a fare un turno con il signor Panicali che lavorava alla CD, e lui, come mi ascoltò, telefonò subito, immediatamente in società, all'amministratore, e disse: prendete questo giovanotto, si chiama Sergio Fiorentini, prendetelo subito in società. E quindi mi chiesero di entrare in questa cooperativa, perché evidentemente l'avevo colpito un po'. Un altro fenomeno è successo quando invece precedentemente andai a fare un provino con la signora Fede Arnaud, e immediatamente telefonò a Cigoli e disse: ascolta questo giovane, guarda, è strepitoso, cioè, e mi mandò a fare un turno subito. Quello fu il primo turno che feci con Cigoli. Nella SAS, forse? Nella SAS, loro lavoravano insieme nella SAS. Io feci un turno
con la fede, nello stesso orario andai a fare un turno con Cigoli. Grandi maestri. Poi negli anni 80 lei è stato anche socio del gruppo 30? Io poi ho fatto parte del gruppo 30 perché purtroppo la CD era diventata una società un po' monolitica. Mi ero fatto promotore di una specie di sommossa perché tutto veniva un po' distribuito dagli stessi, insomma, il lavoro non circolava. C'era poco ricambio? No, perché c'erano sempre gli stessi, molti si lamentavano, non avevano opportunità di fare qualcosa di più importante e quindi tanti si lamentavano. Io lo devo dire che non mi potevo lamentare per il lavoro che facevo, perché a parte il fatto che ero talmente appassionato a quel lavoro che lo facevo volentieri anche quando io ho cominciato a doppiare, avevo 30 anni, doppiavo gli ottantenni. Perché? Perché la mia voce si adattava anche modificandola a doppiare i morenti, gli attori morenti. Quindi soltanto più in là è successo che un direttore, Bellini si chiamava, dice: ma tu hai una voce anche da protagonista, puoi doppiare. Io ormai me l'ero talmente distorta col tempo che non c'era più la mia voce, sono dovuto ripescarla perché talmente abituato a deformarla che insomma. Un recupero, però nel gruppo 30 diciamo. Del gruppo 30 ci sono entrato perché il signor Renato Izzo, io ero uscito ormai dalla CD, voleva che entrassi lì, io chiesi, dico no, io collaboro con te però non voglio entrare a essere socio, e quindi lavorai qualche anno con lui. Insomma, da libero diciamo. Sì, tra l'altro ebbi l'opportunità lì dentro perché attraverso Rossella Izzo, che organizzò una scuola di doppiaggio con l'aiuto della Regione Lazio, per cui insegnai doppiaggio a diversi che ormai sono diventati famosi attori, nuove leve del doppiatori, doppiaggio. Massimo Corvo, Massimo Loto, Cesareni e tanti altri, Draghetti. Tutti cioè, i professionisti e tanti di altri. Oggi. Sì. Vorremmo analizzare adesso alcune delle sue interpretazioni al leggero. In primis Gene Hackman, attore al quale lei si è legato poi nel corso degli anni. Qual è il film di questo attore di cui ricorda il doppiaggio con più affetto? Noi abbiamo selezionato Il Colpo, un film del 2001, se ricorda chi lo diresse al doppiaggio, e in generale quale opera di questo attore le è rimasta più nel cuore? Mi è rimasto impresso un film minore che non è stato visto troppo, ma lui fa un'interpretazione strepitosa che era Ultimo Appello e lui era di una bravura eccezionale, quello che mi è rimasto più impresso, del quale ho sentito proprio, come dire, una partecipazione. Io ho cominciato a doppiare Gene Hackman perché l'avrebbe dovuto doppiare Renato Mori, precedentemente lo doppiava lui, se non che lui era assente e quindi vennero i Superman e allora scelsero me per doppiare. Da lì in poi diciamo che l'ho doppiato quasi sempre io, quasi sempre perché a volte andavo in un'altra società, quindi però l'ultimo appello questo ruolo di un carcerato era un carcerato condannato a morte, ma un'interpretazione unica, devo dire, forse la sua migliore. Un attore che si sposa bene alle sue timbriche. Secondo ruolo che abbiamo scelto, un ruolo più recente, Harry Wallach, nell'Uomo dell'Ombra, un'opera recente di Polanski, dove è stato diretto da Mauro Respighi. Sì. Quanto è cambiato il doppiaggio oggi rispetto a quando lei ha iniziato questo mestiere? Ma il doppiaggio non è cambiato, dipende dalla possibilità che la produzione dà al direttore di svolgere il lavoro al meglio. Se questo direttore può condurre il doppiaggio cercando di stare attento a tutti i particolari, cercando di tirar fuori dal doppiatore il massimo per poterlo interpretare nel modo migliore, allora non è cambiato niente. E cambia nel momento in cui il lavoro va fatto in fretta, a quel punto praticamente non c'è il tempo neanche di riflettere e lì cambia tutto. Si perde tutto. E quali caratteristiche apprezza maggiormente nei direttori quando è diretto al leggio e parallelamente quali nei registi quando è diretto come attore di presa diretta?
Quello che apprezzo di più sia nei registi che nei direttori di doppiaggio è che quando non ti dicono come devi dire la battuta, ma quando ti fanno un esempio, quando dicono ecco in questo momento tu dovresti pensare a una cosa del genere per far, capito? Oppure tu sei assente in questo momento, non sei presente, quindi la battuta dilla in modo distratto, oppure ti fanno degli esempi per cui cioè, fa finta di andare in bicicletta, capito? Cose assurde, però apprezzo molto questo modo. Piuttosto che dare l'intonazione. Dare l'intonazione le odio. E un direttore di doppiaggio che ha questa abilità è Pino Colizzi. Pino Colizzi è uno che ti dice delle cose stravaganti a volte, ma che però, capito, ti dà l'input di fare il meglio per conto tuo, quindi tu c'hai la soddisfazione di aver trovato tu quello che in realtà lui te l'ha suggerito. Questo vale anche per i registi? Anche per i registi, odio i registi che ti spostano da una parte all'altra del set con la mano, dico ecco metti di qua, oppure no, dilla così, dilla colà. Che lasciano diciamo, poca libertà all'attore. No, quelli sono attori che avrebbero dovuto fare gli attori, non ci sono riusciti e sono messi a fare i registi. Parlavamo prima del fenomeno del doppiaggio degli attori italiani. Lei ha doppiato tanti attori stranieri. Le è mai capitato di doppiare attori italiani? Sì, come no, certo. Ho doppiato parecchi attori italiani, adesso non mi ricordo i nomi. Ma ho doppiato anche Bud Spencer, insomma, quindi... Assolutamente. Lei diceva che forse quando hanno cominciato a doppiarsi da soli gli attori italiani hanno perso, diciamo, un po' nell'interpretazione, non si sa poi quanto ci abbiano poi guadagnato. In realtà il professor Gerardo Nicola sostiene che l'inizio della crisi del doppiaggio di oggi è quando si è smesso, cioè coincide con quando si è smesso di doppiare gli attori italiani. Che ne pensa di questa affermazione un po' provocatoria? Io trovo che già il doppiaggio è una mistificazione, no? Perché regolarmente il doppiaggio non dovrebbe esistere, se conoscessimo tutte le lingue, ognuno andrebbe a vedere il film nella versione originale, sarebbe la cosa più giusta, però questa, insomma, avere la cultura di conoscere tutte le lingue è un po' difficile, anche i libri dovremmo leggerli allora in versione originale, perché le traduzioni possono essere... hanno messo, e addirittura che abbiano inciso sulla crisi del cinema, dice no, non credo fino a questo punto. Beh certo hanno creato degli scompensi nello spettatore per sentire una voce che era poco consistente, non bella come quando l'ha sentita doppiata dal doppiatore. Però sarebbe più giusto un coinvolgimento magari di voi attori, doppiatori, visto che lei diciamo ha lavorato su entrambi i fronti, quindi come è successo con lei, un maggiore coinvolgimento sulla presa diretta di persone che fanno doppiaggio, anziché magari puntare su attori che poi non sono propriamente attori e per di più magari hanno poco allenamento alla voce. Ma adesso come vedi le fiction sono doppiate, sono fatte anche da attori che provengono dal doppiaggio, no? È stato un po' uno sdoppiamento. Sì, e a me hanno capito che possono utilizzarli questi attori che sono anche bravi. Certo, a volte il regista cerca una certa faccia e nel doppiaggio magari non la trova, allora si sacrifica la bella voce. La critica cinematografica non si cura del doppiaggio e quando si spinge a parlarne si esprime quasi sempre in termini negativi. Secondo lei da cosa deriva questo clima un po' ostico nei confronti del doppiaggio fin dai tempi delle prime generazioni di doppiaggio, quindi di Cigoli, di Rinaldi, fino a, ovviamente adesso? Ma perché si ha un po'... secondo me il critico ha la puzza sotto al naso su queste cose, capito? Pensa di capirne di più degli altri, vuole... ma non è così, il pubblico deve capire, deve essere affascinato anche dalla voce, quindi... non vedo per quale motivo non dovrebbe essere doppiato un attore. Il critico non lo so, io non considero molto quello che dice il critico. Poi il critico deve criticare, quindi insomma, qualche cosa deve trovare.
Un altro fenomeno di attualità è quello relativo ai ridoppiaggi dei film del passato, via di delle nuove tecnologie, ecco, si ridoppiano, però non si ridoppiano i classici del neorealismo, ad esempio. Allora, lei che posizione ha nei confronti di questo fenomeno? Ma molto negativa, devo dire, perché io mi sono comprato 2 DVD, speravo di sentire le voci originali perché mi avevano colpito a suo tempo, no? Desideravo sentire quella voce lì, di, no? Besesti che doppiava Orson Welles con quella bella voce, ridoppiato. Perde, diciamo, quella no, sfera. Un'affermazione, anzi una domanda molto provocatoria. Secondo lei, fra 50 anni il doppiaggio in Italia esisterà ancora? Se è vero che gli italiani stanno imparando le lingue, molti addirittura preferiscono vederlo in originale con i sottotitoli per avere, diciamo, la massima percezione dell'opera, quindi non c'è più quell'esigenza che poteva esserci negli anni 50 di abituare un pubblico addirittura a parlare italiano, visto che proveniva da contesto dialettale delle singole regioni. È probabile che finisca il doppiaggio, quindi intanto molti giovani stanno imparando minimo l'inglese, quindi se imparano un paio di lingue già possono farne a meno. E io vedo volentieri a volte dei film in originale con i sottotitoli, molti film si godono molto, no, in originale. Se vediamo per esempio quel Bastardi senza gloria, beh, in originale c'è quell'attore tedesco che è eccezionale. Rende, diciamo, l'idea propria del regista, diciamo, come è stato voluto all'inizio. Lei prima raccontava l'aneddoto di questo funzionario che le diceva, appunto, di fare esperienza prima in due campi, ovviamente era un circolo vizioso. Oggi secondo lei è più facile o è più difficile per i giovani entrare nel mondo dello spettacolo rispetto a quando ha esordito lei? Diciamo che oggi sono forse più opportunità, perché il doppiaggio è diminuito un po', però le fiction si fanno, teatro viene fatto, un tempo il teatro erano 4 teatri a Roma, che, quanti teatri ci sono oggi a Roma? Certo, bisogna vedere che livello, d'accordo, però uno che vuole fare teatro, così. Il doppiaggio non lo so fino a quale punto posso avere una continuità nel tempo, era questo che mi aveva chiesto, vero? Temo che avrà un calo. Un'ultima domanda per quelli della mia generazione che sono cresciuti con la sua interpretazione all'interno del Maresciallo Rocca. Un attimo, com'è stato scelto dal regista per questo ruolo che poi ha portato per tanti anni, con qualche aneddoto della lavorazione? Ma questa è una cosa buffa, perché io ho fatto precedentemente, io ho lavorato in televisione precedentemente facendo delle piccole cose. Poi, siccome avevo lavorato tanto con Dino Risi in doppiaggio, pensi che in un film avevo fatto doppiare 4 personaggi, in un film. Lei ricorda quale film? Sì, era Sono fotogenico, film con Pozzetto, doppio 4 personaggi. Sì, Fiorentini, fammi il favore, doppiami anche questo, tu sei bravo, cambia voce. Vabbè. E veniva Marco Risi, il figlio, in sala di doppiaggio, perché gli piaceva seguire, ancora non aveva fatto regia Marco. Marco Risi mi scelse per fare Muro di gomma, dove faceva un generale dell'aeronautica, un imbecille, insomma. E quel film ebbe successo, lo vide Capitani, Giorgio Capitani, regista, e per 2 volte, proprio incontrandomi, mi fece i complimenti. Poi veni chiamato dalla produzione del Maresciallo Rocca per fare questo brigadiere cacciapoli. Mistero, non lo so perché, però evidentemente il capitano aveva parlato con Proietti, con la produzione, dicendo è bravo. In realtà non siamo andati molto d'accordo subito con il capitano, perché da me pretendeva
di fare il brigadiere un po' scemo, no? Che viene preso in giro dal maresciallo, e quindi Totò e Peppino, sai? Allora io ho detto, io non sono Peppino De Filippo, magari posso fare questo personaggio. Poi tra l'altro col maresciallo si confrontano la sera, no? Il brigadiere a volte dà delle dritte al maresciallo, gli indica delle cose, gli ricorda le cose del passato, quindi ne parla col maresciallo, quindi fare proprio il cretino non mi sembra adatto, anche la mia faccia non si presta, insomma. Non perché non ho la faccia del cretino, forse non sono cretino dentro, ma la faccia forse è diversa. Mi hanno guardato un po'. Poi cominciato a girare. Tanto è vero che la prima serie io dovevo finire e finiva col mio infarto, dovevo uscire. Il colonnello che dirigeva il settore delle public relations dei carabinieri, ebbe un successo, no, la prima serie, disse: guardi Fioretti, che lei continuerà a fare, già mi avevano sostituito, no, lei doveva continuare, perché lei per noi rappresenta l'arma, capito? Lei deve continuare. Infatti ho fatto tutte. Poi. Capitani mi disse: hai fatto bene a non darmi retta. Beh, mi dette una grande. Stato lungimirante. Beh, sì, anzi, beh, più che una spalla, ovviamente era quasi un padre per. Ma no, mi sentivo un po' un fratello. Sì, un fratello maggiore. Cercavo di far rispettare il maresciallo dei carabinieri, gli davo dei consigli, ma sempre con un dovuto rispetto. Quindi c'è stata qualche improvvisazione sul. Sì, ma ce ne sono state tante. Visto che insomma eravate due attori di tuo corso. Tante abbiamo fatto. Va bene, maestro, noi la ringraziamo per questo suo contributo al nostro ciclo di interviste per la storia del doppiaggio. E da ultimo le chiediamo di mandare un saluto a tutti i visitatori del nostro sito internet ilmondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio. Allora, vi consiglio di cliccare su Il mondo dei doppiatori, l'enciclopedia del doppiaggio, perché troverete molte altre cose interessanti, oltre alla mia